Oggi De Luca ha parlato dell'emergenza, del possibile ritorno dell'emergenza rifiuti a Napoli, c'è un campanello d'allarme? No, non c'è nessuna emergenza rifiuti né nessuna emergenza all'orizzonte. Che ci sia una precarietà nei rifiuti come nei trasporti, nella sanità come in altri temi è quello che viviamo ogni giorno e lo dimostra anche la nottata da cui sto venendo, non avendo chiuso gli occhi nemmeno per un secondo. Ed è il tema che è legato al fatto che i territori sono stati lasciati soli. Questi giorni abbiamo avuto delle sofferenze che contiamo di eliminare entro questo fine settimana, dovute a una serie di concause, dei lavori di manutenzione ad Acerra, un guasto serio a Tufino e un rallentamento a Giugliano. La precarietà del sistema fa sì che se c'è un momento di crisi diventa una sofferenza, però noi lavoriamo tutte le istituzioni insieme, anche stamattina c'è stata una riunione importante in regione, non solo per superare subito la sofferenza ma anche per migliorare quanto più è possibile il sistema complessivo, in questo caso dei rifiuti, e vi posso assicurare che le idee vanno tutte nella direzione non solo di scongiurare qualsiasi emergenza ma anzi di migliorare ancora di più quello che già di tanto è stato fatto durante questi anni.